Ciao a tutti gli attori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e vi do il benvenuto nel terzo episodio extra della mia guida completa al 100% su Pokémon Violetto, il secondo DLC, il disco Indaco, il tesoro dell'area 0. Oggi gli attori andiamo a vedere come completare tutti i leggendari, le posizioni, come catturarli e come svolgere tutto il post game legato a queste fantastiche creature. Ma prima di fare questo, un mi piace, un commento e l'iscrizione, e vi lascio la playlist qui sopra. Magari volete scoprire anche come ottenere tutti gli starter e il leggendario Meloetta, che sarà separato da questa guida, o forse dovrei dire misterioso in questo caso. Joy-Con alla mano. Prima di tutto, per ottenere questi leggendari dovrete aver concluso almeno la prima parte di gioco e quindi aver catturato Terapagos. Una volta fatto quello, farete conoscenza di Mr. Merenda, questo simpatico signore. Una volta completate tutte le ricreatività, vi darà delle merende Pokémon, che ovviamente io per fare questo video ho dovuto raccogliere, e non ci ho messo poco. Ma prima di farvele vedere, voliamo al Bioterrarium, perché è proprio qua che completerete le ricreatività. Ho alcune cose molto importanti da dirvi prima di proseguire con questo video. Allora, prima di tutto, i primi 13 leggendari saranno completabili in autonomia. Questo vuol dire che per i primi 13 vi basterà andare nel Bioterrarium e completare le ricreatività da soli. Quindi sconfiggere 10 Pokémon con la lotta autonoma, raccogliere strumenti, creare MT. Una volta che avrete completato una barra verde diventerà rossa, e una volta che avrete completato una barra rossa sbloccherete un leggendario fino a 13. Quindi questo è semplicissimo. Se posso farvi un esempio, completiamo insieme una ricreatività a questo punto, quindi andiamo a completarla fino a farla diventare rossa. Come vedete, io ne ho uno semplicissimo, ovvero fare una foto a un Pokémon selvatico mentre vola. Nella barra in alto siamo arrivati a 9 ricreatività completate, quindi andando a cercare un Pokémon che vola, fate una semplice foto e vedrete che vi sbloccherà una ricreatività rossa. In questo caso la ricreatività rossa vi darà l'accesso a un leggendario di base. Fate questo 13 volte e otterrete i primi 13 leggendari. Ma gli altri 12, come ottenerli? Beh, dovrete fare per forza le ricreatività di cerchia. E questa è sicuramente la parte più difficile, perché dovrete avere altri 3 amici. Dove trovare persone che giocano a Pokémon attivamente? Ovviamente sul mio Discord, server Discord, link in descrizione, trovate un sacco di appassionati, è completamente gratuito e fate un sacco di amicizia. Io per questo video voglio ringraziare Josephine, che mi ha aiutato tantissimo, una ragazza gentilissima, Shadow Drafty, anche lui un mostro, Riccardo, che mi è venuto a trovare in fiera tra l'altro, quindi mio super fan, e Alessia, anche lei super dolce di Firenze, una ragazza veramente d'oro, e poi il buon da Drake, che fungeva un po' da Jolly. Grazie a tutti ragazzi, mi avete aiutato a fare questo video. Per tutti voi vi basta accedere a questo portale, ovvero la cerchia contatto, creare una cerchia. Potete farlo sia in locale, quindi con le Switch di persona, oppure online. Per quello dovrete farvi l'abbonamento però. In questo caso noi andiamo online, attiviamo una cerchia e come vedete vi basterà condividere quel codice in basso a sinistra e tutti gli altri potranno accedere fino a 4 persone. Dopodiché è autoesplicativo, dovrete semplicemente completare le missioni con altre 4 persone fino a... sì, purtroppo 12 volte, ma quelli sono i leggendari esclusivi, ok? Potete farli solo così. Detto questo, beh, andiamo a vedere le posizioni esatte di questi leggendari. Dove si trovano? Innanzitutto si troveranno proprio a Paldea, quindi li troverete in tutta la mappa, va bene? Io ve l'ho preparata, eccola qui, così potete screenarvela, mettervela da parte, condividerla con gli amici, dire a tutti che Federic, insomma, ha fatto un bel video dei leggendari. Queste cose potete farle tranquillamente. Io vi ringrazio, e detto questo partiamo quindi da Kanto, partiamo da Articuno. Ma attenzione, mi stavo dimenticando anche la cosa più importante, perché Mr. Merenda, una volta che avrete completato queste ricreatività e vi sbloccherà i leggendari, vi darà degli spuntini, o meglio dire delle merende, e ci racconterà anche delle storie. Quindi in questo caso, se vogliamo scoprire le storie su questi Pokémon e riascoltarle mostrandoli la merenda, guardate, ce ne sono tantissime, fino a 25, e questi sono tutti leggendari che appunto potremmo trovare in questo DLC. Detto questo,
tramite le merende potremmo attirare questi Pokémon. Beh, non ci resta che allora andare a Paldea e iniziare da Articuno. Articuno si trova nella Sierra Napada. Vi faccio vedere anche la mappa da lontano. Quindi voliamo a Neveria e poi ci andiamo col nostro Miraidon, visto che adesso possiamo anche volare e sarà semplicissimo trovarlo. Attenzione, perché questi leggendari sono veramente difficili da catturare e non potrei mai fare un video lungo dove li catturo tutti, perché al leggendario ci potete mettere dai 10 ai 15 minuti l'uno. Sono 25, quindi dovrei farvi un video di più di 2 ore. Ok, non è il caso, no? Vi faccio vedere sulle posizioni. Sono molto semplici da individuare, quindi non avrete molte difficoltà, perché sono ben visibili, decisamente meglio rispetto agli starter, ok? Ed eccoci qua, Articuno si troverà in questa posizione, vedete? Eccolo qua, bellissimo, bellissimo e maestoso. Vi faccio anche una panoramica veloce, così che potete seguire in passo passo. Passiamo al prossimo, Moltres. Si troverà su un'altura, per la precisione qui. E niente, vogliamo nel deserto di Alazar. Andiamo da Moltres. Eccoci qua nel deserto. Moltres dovrebbe trovarsi proprio su questa altura. Andiamo, 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 andiamo qua su. Eccoci qua. E dovremmo trovarlo proprio qui. Ecco qua il nostro caro Moltres, che regna, no? Sovrano su questo deserto. Guardate qua. Mamma mia, maestosissimo. Andiamo al prossimo, Zapdos. Per Zapdos dovremmo tornare proprio all'inizio del gioco, in un punto che tra l'altro conosciamo molto bene, dove tra l'altro c'è già la posizione, quindi al faro del sentiero di Dosilla. Vi basterà volare qui, è già impostato. Voi volate al faro, salite sopra e Zapdos ci attenderà appollaiato. In questo caso vi ho fatto anche la mappa, quindi non potete sbagliarvi. Eccolo qui il nostro caro Zapdos. Ovviamente prima di affrontarli salvate il gioco, ok? Eccolo qui, proprio all'inizio. Quanto tempo è passato, eh? E andiamo da Raikou, tutto a ovest, sotto il deserto, qui in centro. Anche qui non potete sbagliarvi. Potete raggiungere il tutto dalla zona centrale, area ovest 1. Andiamo da Raikou. Quindi, caro Raikou, dall'area est 1... volate in alto, 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 in alto. Vai, 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 vai. Così. E dovremmo trovarlo qui, da qualche parte. Eccolo! Ok, ragazzi, le posizioni sono giuste. Il problema è che il gioco per renderizzare i leggendari ci mette un casino di tempo. Però è qui, vedete? Proprio vicino al laghetto. Detto questo, passiamo al prossimo ancora. Entei, quindi dalla parte completamente opposta, tra l'altro vicino a Leudapoli, esattamente qui, più o meno. Qua non c'è, sì, eccolo, vedete, proprio dovete avvicinarvi, se no non ve lo renderizza. Ecco qua il nostro caro Entei. Panoramica, punto d'osservazione, eccolo qua. E adesso passiamo allora all'ultimo, Suicune. E dove può stare Suicune se non in un lago? Lago Gran Caldero, su questo isolotto qui. Suicune, dove sei? Vediamo, 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 vediamo. Eccolo! L'abbiamo un po' superato, però sì, rende l'idea, no? Tra l'altro maestosissimo. Lugia molto particolare, perché il nostro caro Lugia sarà su questo isolotto a nord. Guardate, veramente in un isolotto sperduto. Nell'acqua, quindi non precisamente sull'isola, ma nell'acqua. Il punto più vicino è la torre di vedetta dell'area nord 1. Eccolo lì, lo vedete? Ecco lì il nostro caro Lugia che fa il bagnetto. Eccoci qua, da Lugia. Anche qui potete sbizzarrirvi con le foto al tramonto, ragazzi, potete veramente divertirvi. Cioè, guardate qui che bellezza. Oh oh, direzione totalmente opposta, molto a sud, e dovrebbe trovarsi più o meno in questa posizione, più o meno. Eccoci qua. Tra l'altro, da Lugia ci sarà un altro Pokémon leggendario subito vicino. E adesso andiamo su, 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 su. Dovrebbe stare vicino a quest'albero, se non ricordo male. E infatti, madò, poi con questo panorama, ragazzi, che bellezza. Tiè. Wow.
Anche qui fotina per forza, eh. E con Oho ci spostiamo subito da Groudon, terza gen, perché è vicinissimo, ma dentro una caverna. La posizione è più o meno questa, più o meno, della caverna, nel senso l'interno della caverna. Per Groudon passate pure da di qua, tanto è comodissimo. Io dall'esterno sono passato, quindi ci può stare. E seguite questa strada, questa è fondamentale, quindi caverna di Las Brasas. Andate su, continuate, continuate. E ora occhi aperti. Allora, è la prima volta anche per me, quindi devo ricordarmi bene il percorso. Ok. Da qui andate su. Su, 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 così. Ora Groudon dovrebbe essere, se non sbaglio, qui. Eccolo qua, vedete? Vi ho lasciato anche il percorso per intero, così non potete sbagliarvi. E ora passiamo a Kyogre. Per Kyogre tutto a nord, vicino al lago, quassù. Dovrebbe trovarsi comodamente qui, in mezzo all'acqua. Comunque molto vicino a Suicune. Detto questo, Kyogre dovrebbe stare proprio qua. Quindi dovrebbe spawnare qua. Eccolo! Easy! Ecco qua, il nostro Kyogre. Passiamo al prossimo. Che abbiamo in lista? Ciao Kyogre, sei bellissimo in mezzo ai piranha. Latios e Latias. Tra l'altro Latios è circondato da leggendari e ve ne accorgerete più tardi. Latios dovrebbe essere qua, vicino a questo laghetto, più o meno. La posizione non è mai precisissima. Andiamo alle cascate Furia. Vai, cascate Furia. E guardate chi ho qua, ragazzi, dietro di me. Quello lo vedremo più tardi. Vi ho fatto uno spoiler. Mannaggia, lo vediamo più tardi, dai. Latios, il nostro super leggendario, uno dei miei preferiti, stupendo. Vediamo il suo... sua sorella. Stavo per dire suo, sua. Latias, vicinissima a Oh-Oh. Area 4 sud, se non ricordo male, qui più o meno si nascondeva. Benissimo, ragazzi, eccola qui. Via di Rayquaza, quindi l'ultimo di terza gen. Allora, Rayquaza è un po' particolare perché si trova più o meno qui, più o meno. Forse anche un po' più sotto, tipo qua, circa. No, facciamo qua, qua, circa qua. E lo raggiungiamo dalla torre di vedetta area 3 sud. Mamma mia, guarda qui. Cioè, dobbiamo veramente salire, eh. Wow. Eccolo qui, Rayquaza, proprio in cima alla montagna, alla voragine di Paldea. Ti è? Spettacolo, spettacolo. E andiamo quindi da Cobalion, Terrakion e Virizion. Partiamo da Virizion. Allora, Virizion dovrebbe stare più o meno qui. Sì, dovrebbe andare benissimo come posizione. Sierra Napada, andiamo giù. Vai, 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 vai. Forse riusciamo a raggiungerlo persino da qua. Vediamo, perché poi subito dopo Virizion ci dirigiamo da Cobalion. Quindi facciamo due in uno. Vai, 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 giù, 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 giù. Bene, non trovo Virizion. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. E da Virizion potete raggiungere comodamente anche Cobalion, perché è letteralmente qui. Quindi se voi volate alle cascate Furia, cioè avete sia Kubufu che Cobalion a 2 metri di distanza. Letteralmente 2 metri, non scherzo. Kufu e Cobalion dovrebbe stare dall'altra parte. Quindi fate così, volate su. Vai, 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 vai. E questo ci dovrebbe essere Cobalion. Ci hanno messo Cobalion attaccato a Kung Fu. Cioè, con tutta la mappa che c'era, l'hanno dovuto piazzare qua. Vabbè, bellissimo. Tra l'altro hanno scelto un sacco di scenari fighi per fare le foto, raga. Bellissima questa, bellissima. Ok, e ora ci manca l'ultimo, Terrakion. Terrakion, vai di qua sotto. Dovrebbe stare più o meno qua. Più o meno. Sì. Vai, vogliamo. Terrakion, dove sei? Eccolo! Eccolo qua, il nostro Terrakion. Bene, 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 bene. Dai, facciamo Reshiram e Zekrom allora. Reshiram, che sta vicinissimo al fiume, lo raggiungiamo da Picadia. Ok, vediamo il nostro Reshiram, dove l'hanno piazzato. Vediamo se hanno scelto un punto particolare, visto che sentiamo tutti aria, no? Di quinta gen. Nell'aria, nell'aria, nell'aria. Ok, area 1 est. Ecco qua.
il nostro Reshiram. Madonna ragazzi, posizione perfetta per lui. No, vabbè, quella montagna dietro. Via di Zekrom allora. Zekrom caro, che troviamo qua sotto? Qui, torri di vedetta, area 5 sud. Vai. Dovremmo scalare la montagna per Zekrom. Quindi andiamo su. Vediamo se lo becchiamo subito. A queste rocce dovrebbe stare. Eccolo. E a lui niente spot. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. E adesso passiamo a Kyurem, l'ultimo dei tre. E Kyurem è proprio in un passaggio, esattamente il passaggio Mescadia. La posizione è più o meno questa all'interno del passaggio. Circa, più o meno, più o meno. Ma entriamo direttamente dal passaggio allora. Ok, entriamo nel passaggio e percorriamo la strada insieme. No, magari se mi fa passare, grazie. Percorriamo questa strada insieme. Ora non ricordo se bisognava girare qua. Mi pare di sì. Ora vediamo, vediamo. Vi lascio tutto senza fare tagli, così che almeno non mi sbaglio. Voliamo qua sopra, così non incontriamo Pokémon. Proviamo a vedere se è laggiù, perché se non sbaglio dovrebbe essere proprio in fondo alla grotta. E giriamo qua a sinistra e dovrebbe stare qua, se non ricordo. Sto volando per non incontrare Pokémon, perché se no mi fermo ogni due secondi. E Kyurem dovrebbe essere proprio qua sotto. Eccolo! Madonna ragazzi, ma che guida turistica sono! Bellissimo! Hanno scelto la grotta giusta, una grotta labirinto appunto. E andiamo poi dunque a fare sul Galeo Lunara. Sul Galeo è vicino a il buon Terrakion, ma lo possiamo trovare alla Liga Pokémon. Vai, 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 vai. Eccolo, oddio. Perché metterlo qua? Perché metterlo qua? Ah, perché c'è proprio lo stemma del sole. Vabbè, pazzesco, raga, pazzesco. Le pensano tutte. Lunala, Lunala, vicino a Suicune. Qui, eccolo qua. Da Marinada lo raggiungiamo. Caro Lunala, dove sei? Fatti vedere. Lunala, eccolo. Wow, bello Lunala. Ve lo ricordate il mio gameplay di Pokémon Luna? Mamma mia. Necrozma, poco più su, qui nel santuario, circa, più o meno qui, più o meno vicino al santuario Impura, più o meno. Eccolo, proprio vicino alla cascata, nascosto qua, vedete? È nascostissimo, raga, però più o meno ci siamo. Ok, andiamo a fare i cavalli, Spectrier e Glastler e alla fine Kung Fu. Allora, Glastier è in mezzo ai ghiacci. Dalla palestra della Serena Napada la raggiungiamo facilmente la posizione e poi da là andiamo direttamente al prossimo. Vai giù! Vai, 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 vai. Dovrebbe stare proprio qua in mezzo ai ghiacci. In mezzo ai ghiacci, ai ghiacci, ai ghiacci, ai ghiacci, ai ghiacci. Oddio, mi era spawnato in faccia. Eccolo, Glastier. Stupendo. Eccolo qua. Bello. E poi, andando più sotto, qui dovremmo trovare Spectrier. Ok? Dal passaggio lo raggiungiamo comodamente. Eccoci qua. Se è spettrale, è normale che sia in mezzo alle rovine, no? E infatti, sta proprio lì, in mezzo alle rovine. Eccolo qua. Beh, l'hanno messo. È giusto che l'hanno messo proprio qua. Tra l'altro, stessa posizione del trailer. Uguale. E come ultimo, Kung Fu. Kung Fu caro, vicino Cobalion. Non vado nemmeno a mettere la posizione perché vi basterà volare alle cascate Furia e Kung Fu sarà proprio qui. Ed eccolo qua, il nostro Kung Fu. E allora io spero che questa guida vi sia stata d'aiuto. Se così fosse, un mi piace, un commento, l'iscrizione è fondamentale per supportare il vostro Federic. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, sia del Federic Store, sia di iGrading e di tutte le altre mie super iniziative. Noi ci vediamo presto. La guida per ora termina qui. Vediamo se fare altri episodi extra una volta che avrò completato il Pokédex e altre cosettine. Ok, dovete darmi il tempo perché farmare per Federic con tutti gli impegni che ha non è facile. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!